Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il trucco di oggi è ispirato, come avete visto dal titolo, alla stagione autunnale. Mi piace tantissimo questa stagione, forse la metto alla pari con quella natalizia, non so quale mi piace di più. Quella autunnale a me fa impazzire, con queste labbra scurissime, gli occhi altrettanto scuri. È come se possiamo osare con ombretti e labbra scure, stando comunque nel mood della stagione, quindi mi piace tantissimo appunto il trucco che posso realizzare in autunno. Il trucco di oggi l'ho fatto utilizzando questa palette qui, che è la Reloaded Velvet Rose di Make Up Revolution. Questa palette ce l'ho anche in un altro colore, che è quella con tutti i toni rossastri rosa, e mi piace tantissimo anche quella. Questa era la prima volta che la utilizzavo e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa. Gli ombretti sono super scriventi, ma si sfumano benissimo, non sono quelli che li mettete, fanno macchia, dovete stare lì 6 ore a sfumare. Secondo me sono davvero molto belli. Gli shimmer, allora facciamo una piccola distinzione, non trovo che gli shimmer siano eccellenti, sono buoni, non sto dicendo che non mi piacciono, però non trovo siano eccellenti. Al contrario, gli opachi mi piacciono davvero tantissimo. Questa palette costa una stupidaggine, credo, non vorrei sbagliarmi, tipo 4,50 euro. Comunque diciamo che costa intorno ai 5 euro. Se stavate pensando di prenderla, era nella vostra wishlist, prendetela perché mi è piaciuta un sacco, vi ripeto. Soprattutto gli opachi sono veramente degli ottimi ombretti. E poi insomma li vedrete in azione tra un attimo, sono quelli che ho applicato oggi sugli occhi. Mi piace tantissimo come è uscito questo trucco. Ragazzi, mi stavo quasi per dimenticare di ricordarvi che domani, 7 ottobre, c'è l'incontro con me a Romix. Quindi se qualcuno è lì o comunque potrebbe aver piacere di incontrarmi, io sarò lì a Romix allo stand di Pampling alle ore 14 e comunque sarò un po' lì in giro per il Romix. Se la cosa può interessarvi, ricordatevi di seguirmi sul mio profilo Instagram, o comunque anche se non volete seguirmi dirò lì poi dov'è lo stand e vi confermerò l'orario e tutto quanto. E niente, se vi fa piacere venire, a me farebbe un grandissimo, un enorme, un gigantissimo piacere incontrarvi. Benvenuti in questa nuova puntata di Giulia odia il freddo. Allora ragazzi, per iniziare, siccome la mia pelle in questo momento, soprattutto qui intorno al naso, è un po' disidratata, perché con l'arrivo del freddo, so che ancora non fa freddo, ma io anche di questi piccoli cambiamenti ne risento, e mi cola in continuazione il naso, consumo, non lo so, 3 pacchetti di fazzoletti al giorno, ne ho anche uno qui per sicurezza. Quindi ho tutta questa zona disidratata, vado a mettere un primer idratante, utilizzo il Primerizer di Smashbox. Ora sapete bene che cosa andrò a fare, non c'è neanche più bisogno che ve lo dico, lo faccio in ogni tutorial e ogni giorno della mia vita in cui mi trucco, cioè vado a mettere un correttore sull'occhiaia scura per correggerla. Su tutto il viso applico il fondotinta di Milani Conceal and Perfect. Ho qui 2 colori, cioè lo 01 Creamy Vanilla e lo 00B. Faccio un mix e vedo un attimino qual è il mio colore in questo momento. Diciamo che all'incirca li ho mischiati in proporzione 50-50, credo che come colore sia giusto per come sono in questo momento, cioè ho un pelo di abbronzatura estiva, un po' di residuo di autoabbronzante, ma sto tornando del mio colore fantasmino invernale. Prima che il fondotinta si asciughi completamente vado a tamponarci sopra una spugnetta. Se avete visto il video dedicato alla base che è uscito l'altro giorno, sapete quali sono tutti i passaggi che andrò ad effettuare. Se non l'avete visto e volete sapere come creare al meglio una base perfetta per il viso, vi consiglio di andarlo a vedere, perché in quel video descrivo in modo dettagliato tutti i passaggi che sto facendo in questo momento. Se vi state chiedendo dove ho preso questa fascetta, perché sono sicura me lo chiederete, l'ho preso in un negozietto che sta al Cinema The Space a Parco dei Medici, per chi è di Roma. Non è un negozio con la marca, quindi non so dirvi dove può essere reperibile, sicuramente su internet la trovate, lo stesso su qualche bancarella. Utilizzo sempre della linea Milani Retouch Plus Erase questo correttore qui sulla zona delle occhiaie per andare ad illuminare, come al solito, i punti centrali del viso.
Per dare un effetto abbronzato oggi mi aiuto anche con una terra in crema. Utilizzo questo qui che è il Cushion de Soleil di L'Oreal. Lo applico sempre con la spugnetta sui punti dove poi andrò a mettere la terra in polvere. Quindi all'attaccatura dei capelli, sullo zigomo e poi la sfumo giù verso il collo. Non so per quale motivo avevo accantonato questa terra che in realtà è bellissima. Sapete quelle cose che ogni tanto imbucate dietro nel cassetto e poi non tirate più fuori? E è davvero bellissima e si sfuma davvero molto bene rispetto a quella di Milani che vi faccio vedere negli altri video, che è sempre una terra in crema, è un pochino più strong, quindi se non sapete gestire al meglio un prodotto del genere vi consiglio sempre quella lì di Milani. Se invece siete comunque già abbastanza esperti o riuscite a sfumare un prodotto del genere, questa trovo sia davvero bellissima. È arrivato il momento di fissare tutta la nostra base come al solito con una cipria in polvere libera. Come faccio sempre, enfatizzo l'effetto della terra in crema con quella in polvere. Come blush utilizzo il blush di LA Girl Rosa Antico. Spessissimo mi chiedete come faccio a scegliere il blush, c'è una tonalità che sta meglio sulla mia carnagione. In realtà il blush non è una cosa così restrittiva, cioè non si può dire ti sta bene solo questo colore, quindi devi usare solo rosa e non pescati. Non è proprio così, sicuramente a diverse persone saranno meglio diverse tonalità, però io abbino il blush alla tonalità che poi andrò ad utilizzare per gli ombretti. Guardate, il rosa antico con questa tonalità di ombretti freddi o che comunque contengono un po' di rosa sta benissimo. Se avessi utilizzato qualcosa di più caldo, più arancione, sicuramente avrei utilizzato un blush pescato. Come illuminante utilizzo lo Strobe Gel di Zoeva, lo prendo con la spugnetta, con una delle spugnette che ho utilizzato prima, faccio così, lo prelevo direttamente dal barattolino, scarico leggermente il prodotto sul dorso della mano e poi lo applico sullo zigomo. Il viso è completato, realizzo al volo le sopracciglia, ci vediamo tra un secondo per applicare gli ombretti. Come al solito mi sono dimenticata di realizzare un po' di contouring sul mio viso, utilizzo questa polvere qui dalla palette di Kat Von D. Lo so che in questo momento sembro non so chi, praticamente senza trucco con le sopracciglia così scure, sembra che le sopracciglia siano davvero troppo, ma praticamente è come le faccio sempre, soltanto che vi ripeto, quando ancora sono così a metà, sembra che le sopracciglia siano sproporzionate con tutto il resto. Anche perché più che altro, fino a un secondo fa mi avete visto con delle sopracciglia completamente trasparenti, quindi queste sembrano chissà che cosa siano. Finalmente possiamo iniziare a giocare con la palette Velvet Rose di Make Up Revolution. Come sempre inizio prendendo il colore chiaro dalla palette, questo qui è una specie di panna opaco. Lo metto sotto il sopracciglio e indovinate dove? Esatto, sull'angolo interno dell'occhio. Voglio poi prendere un colore di transizione, inizio mettendo questo qui che è una specie di marroncino freddo che però contiene un pizzico di pesca. È strano da descrivere questo colore, sembra una specie di nocciola leggermente pescato, dal video sembra ancora più pesca di quello che è realmente. Lo metto nella piega dell'occhio, sto utilizzando uno dei pennelli del set di BH Cosmetics che è quello che ho inserito nel video dei preferiti e in tantissimi mi avete già detto che l'avete acquistato e appunto oggi utilizzo questi pennelli così vi faccio vedere ancora di più come sono all'opera. Tra l'altro questo ombretto mi sembra davvero carino, mi sembra che si sfumi molto bene. Sempre con lo stesso pennello prendo un po' del marroncino leggermente più scuro, anche questo lo metto nella piega dell'occhio e rimango giusto un pelino più precisa rispetto a quello di prima. Questi colori mi sembrano davvero molto intensi, la cosa mi piace tantissimo, anche perché non sono degli intensi che fanno macchie, almeno per il momento, ma sono degli intensi che si sfumano, vedete, molto bene. Ora cambio pennello, sempre dello stesso set, prendo quello più piccino, inizio ad intensificare la piega dell'occhio con questo bellissimo marrone qui, è stupendo, spero che si applichi così esattamente come risulta nella cialdina perché è davvero un colore stupendo. Sì, mi piace tantissimo. Riprendo lo stesso pennello di prima e faccio un po' avanti e indietro quando ne ho bisogno. Quando create delle sfumature con colori
intensi vi consiglio sempre di avere dei pennelli da sfumatura diversi da utilizzare, in modo appunto da andare avanti e indietro tra i vari pennelli per creare una sfumatura il più graduale possibile. Ora prendo un pennello più preciso, questo qui è l'M575 di Morphe. Comunque calcolate che tutti i pennelli e tutto quello che ho sul viso che ho utilizzato in questo tutorial ve lo lascio scritto qui sotto nell'info box come sempre. Utilizzo il marrone freddo qui, spero sia un colore molto intenso e lo metto, a parte che mi sono appena accorta che un occhio è più scuro dell'altro guardandomi lì nel monitor, altrimenti nella realtà neanche si vedeva. Comunque lo metto qui nell'angolino più esterno. Ora su tutta la palpebra mobile voglio applicare questo marroncino brillante. Lo metto direttamente con il polpastrello in questo modo, così lo riesco a pressare bene. Se non dovesse essere troppo scrivente, cerco di applicarlo con un pennello bagnato. Lo voglio applicare bagnato ma senza l'aiuto di un pennello, quindi che faccio? Lo prelevo con il dito e vado a spruzzare il fissante spray direttamente sul dito. Sempre con lo stesso dito prendo il rosato a fianco al marrone e lo applico al centro della palpebra in modo leggero. Passiamo alla parte inferiore, metto all'interno dell'occhio una matita nera tra virgolette, sapete che l'unica cosa che dura all'interno del mio occhio, cioè in realtà sapete se mi seguite da un po', che l'unica cosa che dura all'interno del mio occhio è l'eyeliner in gel di L'Oreal. Lo prelevo al posto che con un pennello con una matita e lo vado a mettere sul condotto lacrimale in questo modo. Prima che si asciughi lo sfumo leggermente all'attaccatura delle ciglia. Nella parte inferiore voglio sfumare un po' di questo marroncino qui, sembra tipo un marrone terracotta. Riprendo lo stesso marroncino di prima, questo qui, e allargo ancora di più la sfumatura nella parte inferiore. Sull'angolo interno dell'occhio, siccome in questa palette non c'è un colore chiaro brillante, prendo l'ombrettino singolo di Color Grain Champagne Life, questo qui, e lo metto appunto nell'angolino interno dell'occhio. Ora sempre con l'eyeliner in gel di L'Oreal realizzo una riga appunto all'attaccatura delle ciglia superiori. Ora è il momento di applicare il mascara sia sopra che sotto e un paio di ciglia finte, utilizzo le Noir Fairy Black di House of Lashes. Anche il trucco degli occhi è completato, non ci rimane che applicare il rossetto. Ovviamente siccome siamo in autunno dobbiamo applicare un rossetto rosso scuro. Uno che mi piace tantissimo è questo qui di Maybelline, che è la Super Stay Matte Ink nel colore 50 Voyager. Mi piace tantissimo, specialmente in questo periodo dell'anno, è tipo uno dei miei colori preferiti. Come tocco finale vaporizzo su tutto il viso un pochino del Glow Setter di Glam Glow. E voilà ragazzi, questo è il make-up tutorial autunnale terminato qui. Trovo che questa palette sia molto carina, mi è piaciuta un sacco, mi piace tantissimo il trucco che è uscito, sicuramente lo replicherò diverse volte. Fatemi sapere come al solito se replicherete questo look, se vi è piaciuto il video, con un commentino qui sotto oppure spolliciate all'insù, oppure iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Come al solito vi ringrazio tantissimo se deciderete di acquistare attraverso i miei link che sono elencati qui sotto al video. Vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!